Ciao a tutti da Enka Japan, sono Alessandro e oggi parliamo del nuovo primo ministro giapponese Yoshihide Suga. Suga Yoshihide-kun o Dopo l'annuncio delle dimissioni di Shinzo Abe da primo ministro del Giappone, all'interno del partito, come consono, ci sono stati dibattiti e accordi tra le varie correnti che hanno portato alla nomina di capo del Partito Liberal Democratico Giapponese di Yoshihide Suga, che il 16 settembre è diventato ufficialmente primo ministro. Fino a quel giorno era stato il capo segretario di gabinetto più longevo nella storia del Giappone. La sua esperienza politica è lunghissima, tuttavia prende in mano un paese profondamente ferito sia dal rinvio delle Olimpiadi e sia dalla situazione coronavirus che lo ha messo alle strette a livello economico, portandolo ad una crisi in cui già la poco efficiente Abenomics ovviamente nulla ha potuto. Stando all'Economist, Suga è un personaggio molto importante dietro le quinte del Partito Liberal Democratico Giapponese, quindi della gestione del paese vera e propria, soprattutto grazie ai suoi stretti contatti con i burocrati giapponesi. Questo l'ha reso quasi invisibile fino ad oggi al popolo che viene a conoscenza di ciò che avviene nella politica attraverso i giornali. Il giorno in cui il suo volto è divenuto più riconoscibile agli occhi della popolazione è stato quando l'imperatore ha abdicato e quindi si è passati alla nuova era chiamata Leiwa. È stato lui, infatti, a mostrare a tutti gli ideogrammi che la compongono, e quindi per parecchio tempo lui è stato chiamato Leiwa Ojisan, che potremmo tradurre con lo zio Leiwa. Ma per il resto non è mai stata una figura di spicco, né tantomeno una figura che era sotto i riflettori di giornali e televisione. Gli ultimi anni della sua vita politica sono stati a stretto contatto con Shinzo Abe, quindi Suga ha dichiarato apertamente che seguirà la linea politica del suo predecessore, porterà avanti le politiche del suo predecessore, tant'è che ha confermato più della metà dei ministri che affiancavano Shinzo Abe. Qualche differenza ce n'è. Innanzitutto, le uniche tre donne ministre del gabinetto di Abe non sono più tre, ma diventano due. Alla faccia dell'approvazione della legge di 2 anni fa di Abe, che voleva promuovere le donne in politica. Alla fin fine, il Partito Liberal Democratico, nei fatti, ha fatto poco o nulla per promuovere la parità di genere. Un altro elemento degno di nota della rosa dei ministri di Suga è la nomina a Ministero della Difesa di Nobuo Kishi, che è fratello di Shinzo Abe, per la precisione il fratello minore. Ma perché hanno cognomi diversi? Lo zio materno di Shinzo Abe, Nobukazu Kishi, presidente della Seibu Oil, non poteva avere figli e quindi la sorella ha allegramente pensato di dare a lui il suo terzo figlio, per l'appunto Nobuo Kishi, il quale soltanto poco tempo prima di essere ammesso all'università verrà a sapere che suo padre in realtà è suo zio e quindi Shinzo Abe non è suo cugino ma in realtà è suo fratello di sangue. Le famiglie tradizionali. Continuando a guardare i ministri del gabinetto del nuovo primo ministro Suga, vediamo che il più giovane ministro è un certo Shinjiro Koizumi, di 39 anni, che guarda caso è il figlio di Junichiro Koizumi, che è stato primo ministro del Giappone dal 2001 al 2006. Chi non ricorderà la sua grande amicizia con George W. Bush e la sua passione per Elvis Presley? Tra l'altro, quando Koizumi lasciò la poltrona da primo ministro, cedette il posto proprio a Shinzo Abe. Comunque, dal 39enne Koizumi, il successivo più giovane è il 50enne Inoue, che è ministro delle missioni speciali di gabinetto, ovvero degli scarti che gli altri ministri non vogliono. Dopodiché, una sfilza di diversamente giovani, fino al mio preferito, tra mille virgolette, che è Asotaro, o Taro Aso, che dir si voglia, che è stato nominato ministro delle finanze nonché vice primo ministro. Perché è importante Aso? Perché Aso è il simbolo del nepotismo e clientelismo della politica giapponese. A parte essere stato primo ministro per un anno tra il 2008 e il 2009, egli è discendente di tre grandi clan del passato, Aso per appunto, Tachibana e Okubo. E solo per citare alcuni dei suoi avi, abbiamo Toshimichi Okubo, che è stato uno dei padri fondatori del Giappone moderno, abbiamo Makino Nobuaki, che è stato un politico e funzionario giapponese importantissimo dell'anteguerra, nonché consigliere dell'imperatore, ed è stato uno dei personaggi che ha contribuito maggiormente alla militarizzazione del Giappone, dando sostegno ai gruppi ultranazionalisti, che insieme ad altri fattori hanno portato ovviamente alla guerra nel Pacifico e all'ingresso del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale.
Abbiamo Shigeru Yoshida, che è stato primo ministro quasi ininterrottamente dal 46 al 54. In più, la sorella di Asotaro è la principessa Nobuko, sposata al principe Tomohito Shinno, che era, prima di morire, sesto in linea diretta per il trono di Tenno, cioè di imperatore giapponese. E come se non bastasse, Asotaro è anche sposato con la figlia di Zenko Suzuki, che è stato primo ministro del Giappone dall'80 all'82. Quindi più ammanicato di lui non esiste nessuno al mondo. Questo va molto in contrasto, a dire il vero, con la storia personale di Suga. Suga è nato nella prefettura di Akita dal padre che era contadino, aveva una piccola azienda di coltivazione di fragole, e la madre era un'insegnante. Ha lavorato prima in un'azienda di cartone, poi si è spostato a Tokyo e, lavorando al mercato del pesce di Tsukiji, è riuscito a pagarsi gli studi. In più, all'interno del Partito Liberal Democratico non appartiene a nessuna fazione, ed è la prima volta che succedeva da quando è stato fondato che un personaggio del genere arrivasse all'apice del partito, oltre ad essere il primo presidente del partito a non aver avuto nessun parente tra i vertici del partito o del Parlamento negli ultimi 30 anni, il che gli fa onore assolutamente. Sa di fatto che queste sue origini, oltre alla sua esperienza di impegno dietro le quinte del partito, tant'è che alcuni lo definivano primo ministro a ombra, lo porta ad essere orientato politicamente soprattutto al mercato interno. Infatti, nella sua prima intervista da primo ministro, disse: «Essendo cresciuto in una fattoria nella prefettura di Akita, voglio impegnarmi molto per le zone rurali. Mentre per la diplomazia e la politica estera non potrò mai eguagliare il mio predecessore Abe, per cui mi farò spesso consigliare da lui in questo campo». Che poi io tutta questa grande capacità di Abe per la diplomazia non la vedo proprio, a parte fare l'amichetto di Trump. Tant'è che lo stesso Trump ha comunque confermato tutti i dazi doganali sull'acciaio e l'alluminio proveniente dal Giappone. Ha richiesto ufficialmente al Giappone di quadruplicare i 2 miliardi di dollari che il Giappone paga per mantenere le basi militari americane nel suo territorio. E sempre Trump ha ritirato gli Stati Uniti dal TPP, il Trans-Pacific Partnership, che era un accordo commerciale su cui il Giappone puntava molto, soprattutto per controbilanciare il peso sempre maggiore che la Cina sta assumendo in Asia e nel mondo intero. Per cui vedremo Suga cosa farà in politica estera e quali grandi consigli gli darà Abe. In più, il fatto di non appartenere a nessuna fazione politica all'interno del Partito Liberal Democratico può essere positivo da un certo punto di vista, perché lo rende più indipendente, però lo sottopone anche al rischio di un eventuale ribaltone interno al partito. Ma a mio avviso il problema più grosso che ha Suga è che è carismatico come una ciabatta. Ma chi lo conosceva fino a qualche settimana fa? Per cui fino a che punto potrà tenere le redini di un partito che è stato monopolizzato da Abe negli ultimi anni? In più, non è che i media lo adorino particolarmente, e tra i pochi interventi pubblici che ha fatto ci sono quelli in cui difendeva gli scandali e i favoritismi che sono successi e venuti alla luce durante il governo di Abe. Un altro elemento preoccupante è quello evidenziato da Associated Press, per cui il motto di Suga sarebbe volere e potere, e lo ha spiegato nel senso che lui vorrebbe un paese in cui i giapponesi affrontino le problematiche innanzitutto con autosostegno, poi con un sostegno reciproco e solo successivamente con un sostegno da parte dello Stato, il che lascia presagire il fatto che, per l'ennesima volta e forse ancora di più, gli ultimi saranno lasciati ai margini della società, che è una problematica che in Giappone è silente ma molto molto presente. Un punto di distacco con la politica di Abe e del Giappone degli ultimi anni in generale riguarda la forza lavoro straniera, ovvero fino adesso in Giappone è stato piuttosto difficile entrare con un visto di lavoro o addirittura entrare per trovare lavoro. Suga ha dichiarato di voler rendere queste procedure più semplici, soprattutto perché il Giappone è un paese che sta invecchiando velocemente e forza lavoro nuova, straniera in questo caso, è assolutamente fondamentale per il futuro prossimo del Giappone a livello sociale ed economico e soprattutto per quanto riguarda le pensioni. Questo è stato spesso un punto di scontro con Abe ed i nazionalisti in generale, però speriamo che almeno per questo Suga l'abbia vinta, anche se ci credo poco, anche perché il suo mandato dura fino al prossimo autunno, quindi in teoria un anno o poco più per lasciare il segno. Qualche giornale ha scritto anche di elezioni anticipate, però secondo me per Suga sarebbe un suicidio. Già nessuno lo conosce adesso. Figuriamoci se il Giappone andasse al voto in questo momento. Non dico che rischierebbe di perdere il Partito Liberal Democratico, che proprio nelle zone rurali ha le sue roccaforti. Però il rischio di elezioni che diano il fianco al Partito Democratico e soprattutto che portino a un ribaltone che escluda
Suga dalla poltrona di primo ministro è un qualcosa che l'attuale premier secondo me non farà, perché le probabilità di fallire sono troppo alte a mio avviso. Comunque vedremo nei prossimi mesi cosa farà per aiutare l'economia giapponese in declino e per evitare il tracollo sia finanziario che sociale a causa della pandemia, da cui il Giappone non è assolutamente esente. La canzone che ho scelto per oggi si chiama Ichigo Hakusho Muichido, che è cantata dal gruppo Bam Bam. Perché l'ho scelta? Abbiamo detto che Suga è nato in una fattoria, il padre era un coltivatore di fragole, e il titolo di questa canzone significa fragole e sangue ancora una volta, perché il protagonista ricorda quando scappò da una lezione con la sua ragazza per andare al cinema a vedere appunto questo film Fragole e sangue, che è un film americano del 1970 e parla nostalgicamente della ragazza di allora, dei movimenti studenteschi, di come si diventa adulti con nostalgia del passato e di quanto gli piacerebbe tornare a vedere quel film insieme a lei. Per cui parlando di fragole mi sembrava la canzone più adatta. Ichigo Hakusho Muichido. Okay.